Dacia ne ha fatta di strada e si vede. Oltre 10 milioni i veicoli prodotti dal 1968, più di 8 milioni i veicoli venduti dal 2004, quasi 700.000 immatricolazioni dal suo arrivo in Italia. Con circa il 95% delle vendite a clienti privati, Dacia si consacra nel 2022 come il terzo brand straniero più venduto nel mercato auto privati. Il posizionamento chiaro, Best Value for Money, e un'offerta prodotto semplice ma concreta, hanno permesso al brand di crescere e maturare nel mercato automotive. A marzo dello scorso anno è stato presentato il nuovo Jogger, il veicolo familiare più accessibile del segmento C, che garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo della categoria. Sono oltre 9.000 i clienti che hanno scelto Jogger in Italia e più di 94.000 in Europa. Un vero successo. Oggi abbiamo il piacere di presentare il nuovo Jogger Hybrid, il primo veicolo ibrido della gamma Dacia. Per Dacia l'attenzione all'ambiente è una priorità. Si evince prima di tutto nell'offerta di motorizzazioni EcoSmart come il GPL su tutta la gamma, l'elettrico su Spring e adesso il motore ibrido su Jogger. Con il lancio della motorizzazione Hybrid 140, Jogger continua a viaggiare fermamente in questa direzione, rispondendo alle esigenze dei clienti che ricercano un'auto versatile, ma con i vantaggi della guida elettrica. Grazie al know-how del gruppo Renault, Dacia persegue la strada dell'elettrificazione, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo sul segmento ed offrendo Jogger Hybrid a poco più di 25.000 euro in Italia. La nuova versione ibrida, con la batteria posizionata sotto al pianale, al posto della ruota di scorta, mantiene tutte le qualità di Jogger, senza compromessi sul volume di carico e sull'abitabilità, rendendola quindi unica nel suo segmento. Nuovo Jogger Hybrid, l'evoluzione di Dacia continua.